Allora, ciao ragazze e ciao ragazzi, questo è un Mi Preparo con voi. Questa sera ho un evento favoloso. Chiedo scusa per la voce un po' calante. Praticamente la squadra di pallavolo stasera farà la presentazione ufficiale della squadra con tutta la divisa, tutte le cosine nuove. Praticamente quest'anno abbiamo cambiato dirigenti e allenatore. Parecchie componenti della squadra e c'è un evento a Salerno di street food e la presidente ha approfittato e ne approfitta per presentare la squadra nuova e quindi praticamente stasera mi truccherò perché c'è la TV, però poi starò in tuta, quindi ho deciso di fare un make-up molto semplice. Però prima di tutto ho bisogno di una buona base. Sto coprendo un po' i rossori con un correttore verde. Questo era di Shaka, era rimasto l'ultimo culetto e quindi l'ho messo dentro un contenitore e me lo vado a spiattellare un po' qui e un po' là, specialmente sul naso perché mi si fanno le alette rosse. Non andrò con un fondotinta perché ho ancora un po' di abbronzatura e io non, come ben sapete, non cambio colore durante l'estate perché mi trucco veramente poco. Allora, prima di tutto, perché questa voce? Allora, è iniziato la Coppa Campania, quindi il pre-campionato. Ieri abbiamo giocato, abbiamo perso che abbiamo perso, ma abbiamo urlato e io specialmente come una disperata. Metto questa crema colorata che praticamente è un mix tra il mio fondotinta Ofidra e la mia crema della, oddio, come si chiama? Botanica Naturalmente. Lo faccio tutti gli anni. Così ho una crema colorata che mi aiuta a tenere la pelle comunque compatta, però fa trapelare quel po' di abbronzatura che riesco a prendere. E quindi ieri ho urlato come una disperata, mi sono uccisa, oggi sto con questo filo di voce in più anche sono dovuta anche andare a lavorare, come ben sapete, lavoro in un call center tecnico, quindi prendo le telefonate dei clienti che hanno difficoltà tecniche col cellulare e li dobbiamo gestire. Io li ho gestiti con un filo di voce, ma è stato difficilissimo. Per 4 ore ho dovuto sforzare la voce non avendola poi. Oh mio Dio. Ok, io mi sento abbastanza compatta, ne vorrei aggiungere solo un altro po' in front of. Allora, cosa è successo in questo periodo in cui non ho fatto video, mi preparo con voi e quindi dove racconto un pochettino la mia vita. Nulla, quest'estate è stato il nulla per quanto riguarda vacanze, mare, eccetera. Praticamente non sono riuscita ad andare in ferie perché avevo preso dei giorni praticamente poco prima dell'estate per il matrimonio di mia cugina a Siena, il secondo matrimonio, e quindi ho trascorso 3-4 giorni con la famiglia e poi non ne avevo più da poterle chiedere né a luglio e poi né a settembre, né a agosto né a settembre. Sono riuscita a farmi dare una settimana a fine settembre, quindi praticamente dopo il 21, quindi praticamente dopo l'estate, e siamo stati a rilassarci ad Ischia. Un freddo della Madonna. Ci siamo congelati perché abbiamo beccato un fine settembre freddissimo, quasi autunnale, e avevo praticamente, mi ero portata ovviamente i jeans, ma avevo top e poi dei capispalla, due capispalla. Fortunatamente esistono le vasche calde, quindi ci siamo crogiolati nelle vasche calde di Ischia. Fatto anche un po' di aerosol per la mia sinusite e sono stati 4 giorni, 4 giorni e mezzo più o meno, relax completo. Mi ci voleva proprio, ero stanca. Sono arrivata praticamente a fine agosto, andavo sui gomiti, non ce la facevo più, avevo proprio bisogno di uno stacco. Come vi stavo dicendo nel video che avete visto precedente a questo, quindi il video di acquisti della stagione passata, quindi estivi. So,
noi lavoriamo su turnistica e non sempre capitano che abbiamo i fine settimana liberi. Tipo questa settimana io sono stata libera di sabato, ma ho lavorato oggi domenica mattina praticamente. Comunque mi è capitato un solo fine settimana libero e ne abbiamo approfittato, siamo stati al mare, in casa al mare, giù in Calabria, nella settimana che è corsa praticamente prima di Ferragosto, mi sembra di sì. Praticamente finivo il venerdì, avevo finito il venerdì alle 11 di lavorare, alle 3 siamo partiti per la Calabria, fermo con un po' di cipria, siamo partiti per la Calabria e lunedì ricominciavo il turno alle 20, quindi alle 8, e quindi siamo ripartiti per Salerno lunedì pomeriggio. Scusate il cagnolino che ha già deciso di abbaiare tutto il giorno. No, ci mancano mamma e papà e quindi sta un po' nervosa. Comunque, e quindi ci siamo fatti giusto questi pochi giorni. Il mare, anche se abito sul mare, ne ho visto veramente pochissimo, perché quest'estate ho dovuto, a parte lavorare, anche studiare, perché stavo partecipando a un concorso per un ente pubblico che sfortunatamente non è andato bene, però comunque ho sprecato un po' la mia estate a studiare. Quindi se l'anno scorso, visto io l'ho sempre detto, lavoro, setto meglio la cipria sotto gli occhi, lavoro praticamente 4 ore giornaliere, 20 settimanali, l'anno scorso qualsiasi piccola occasione era comoda per prendere e andarcene a mare, anche se tipo lavoravo di mattina e pomeriggio si andava sempre a mare. Questo era per il fatto che dovevo studiare. Durante la settimana siamo stati al mare soltanto quando avevo giornata libera, quindi ne approfittavamo sempre con la giornata libera. Metto il primer occhi e quindi quest'anno mi sono abbronzata poco e niente, minnicci minnicci. Poi come prosegue? Come vi stavo dicendo, la società di pallavolo, l'Indomita Salerno, quest'anno ha cambiato un dirigenza, allenatore, eccetera. Quindi c'è un nuovo mister, ci stiamo imparando a conoscere. Non è male questo nuovo mister, io non l'avevo mai avuto, l'avevo sempre soltanto scontrato come mister della squadra avversaria. Non mi sta dispiacendo, durante i time out, eccetera, è una persona che dà tanto e quindi corregge molto gli errori. Erano anni che non mi capitava un mister così attento su, aggiungo anche un po' di correttore perché quella base della Mesauda mi fa schifo, non vedo l'ora che finisca. Comunque aggiungiamo un pochettino di correttore. Come stavo dicendo, erano anni che non avevo un mister che possedesse una base volley veramente eccezionale. E quindi erano anni che non venivo corretta su nulla. E in più quest'anno non ho concorrenza, non hanno trovato una terza centrale da proporre al mister e quindi praticamente devo giocare praticamente sempre io se non ho impegni lavorativi. Questa cosa dopo anni in cui uno lottavo per il posto e due avevo sempre, come spiegarvi, sì, avendo la concorrenza mi risultava sempre un pochino più complicato riuscire a giocare intere partite una dietro l'altra, perché poi questa settimana è stata e sta nervosa e oggi sta nervosa. Prendo pennello da sfumatura per aggiungere un po' di cipria sulla palpebra. Comunque, questa settimana vi racconto solo questa, poi vi racconto anche la prossima che pure sarà. Yuhu! Allora, abbiamo fatto partita giovedì, prima di Coppa Campania. Ho giocato un set. Il giorno dopo, venerdì, abbiamo fatto un'amichevole perché non avevamo la palestra a disposizione, quindi abbiamo fatto un'amichevole in un paesino qua vicino. Sabato, e ho giocato due set. Sabato
un'altra partita di Coppa Campania e ho giocato 3 set. Non ho un muscolo che non mi faccia male, mi sento distrutta, massacrata. Allora, non so se fare un nude look con una terra o un nude look con un ombretto un po' scimmerino. Sono indecisa. Diciamo con un ombretto. Quindi sono abbastanza stanca. Prendo questa palette trousse della Monella Makeup, forma di tazza, è troppo carina, che ho un po' massacrato. Allora, invece la settimana prossima sarà ancora più wow. Prendo questo ombretto marrone verdognolo con il mio solito applicatore. Settimana prossima mi sta facendo ancora peggio. Allora, vabbè, lunedì no pallavolo, che non ci abbiamo nulla. Martedì allenamento. Mercoledì terza di Coppa Campania. Giovedì allenamento. Venerdì allenamento. Sabato prima di campionato. Io arriverò a domenica, praticamente camminerò sui gomiti. Non ce la possiamo fare. Allora, ne applico un po' così. Non so se si riesce a vedere a questo sottotono verdognolo, che non mi dispiace, anche se preferisco i sottotoni caldi. Invece, al lavoro come sta andando? Sempre peggio, veramente sempre peggio. Vedo colleghi che, non so se per conoscenza, per bravura, ma non credo, vanno avanti e io sono 2 anni, sono ferma al punto di partenza. Quest'inverno mi ricordo che già ve ne ho raccontato, sfumo i contorni, vi ho già raccontato, avevo partecipato a una selezione per poter salire di livello, ma non è andata. Hanno da poco inserito la richiesta di altre figure, quindi la possibilità di fare un po' di carriera, e ho lasciato ovviamente la mia adesione. Speriamo che vengo selezionata, no, non, perché non ce la faccio più, sinceramente. Rimanere in linea dopo 2 anni è tosta. Comunque, sto sempre alla ricerca di altro. Aggiungo un altro po' di ombretto a colore pieno, più o meno pieno, perché non è una palette che è scriventissima. Comunque sono delle palettine di low cost, però a me piace tantissimo. Ok, ne prendo anche un po' col pennello, anzi, sì, vabbè, con questo fare la sfumatura alta qui. Ok, vabbè, speriamo bene. Nel frattempo ho iniziato a vedere Supernatural, come si pronuncia, non lo so, i fratelli Winchester. Erano anni che erano nella mia lista delle serie che volevo vedere, ma prima una cosa, poi un'altra, eccetera, non ho mai iniziato a guardarla. Ho iniziato da relativamente poco, e ho già finito la prima stagione e anche sono arrivata alla terza o quarta puntata della seconda e mi piacciono da impazzire. Uno, perché i due attori li conosco, sono affezionata. Il fratello più grande aveva una piccola parte in Dark Angel, e già all'epoca, vabbè, io ero ragazzina. Prendo un po' di bisogno chiaro, sta quasi terminando. Io ero ragazzina e vedevo Dark Angel e mi piaceva tantissimo. Lo vado a mettere qui, do un po' di punto luce. Invece l'altro fratello è Dean, di Una mamma per amica, quindi il fidanzato di Lorela, di Rory, che a me è sempre piaciuto tantissimo. Avrei preferito quelle cose tipo Sabrina vita da strega. Non so se avete mai visto l'ultima puntata in cui lei, vabbè, è fidanzata, si sa sposare con un'altra persona e il fidanzato storico del liceo torna, la rapisce e la porta via. Tra Rory e
Dean avrei sempre preferito un finale del genere, anche perché il belloccio con esordi non mi è mai piaciuto. Troppo pieno di sé. Vabbè, anche se lei non è una santarellina, il personaggio, non l'attrice, però avrei preferito che concludesse la storia con Dean. Vado a prendere un altro ombretto molto chiaro, è l'illuminante che utilizzo per l'arcata, sempre con un pennello da sfumatura. E comunque mi stanno piacendo i fratelli Winchester. Quando ero più ragazzina adoravo i telefilm un po' di fantascienza. Io ho seguito, vabbè, X-Files, ho seguito Streghe, che pure mi faceva impazzire, comunque con il soprannaturale. Questo telefilm è veramente, veramente bene, fatto veramente bene, anche considerando che le prime stagioni comunque sono un po' datate, però mi piacciono tantissimo. Sto morendo, aiuto. Ok, ora. Ombretto direi che basta, visto che non volevo esagerare perché dobbiamo stare in tuta, però volevo aggiungere un goccino di nero. Prendo la matita nera, devo anche temperarla. Vado a creare una linea sottile, più o meno sottile, l'attaccatura. Volevo farla con l'eyeliner, ma poi ho cambiato idea. E invece a voi com'è andata quest'estate? Anzi a te che mi stai guardando, perché ormai siamo rimasti solo io e te. Sembra che, come tutti i piccinissimi di YouTube, alla fine io guardo te e tu guardi me. La cosa che non... Mi stavo affogando. Una cosa che stavo pensando quest'estate, quando veramente non ho avuto il tempo materiale di... Non ho avuto il tempo materiale di badare a me stessa, al canale, eccetera. Mi sono soffermata sul quantitativo delle visualizzazioni con le quali ho iniziato quando ho aperto il mio canale e le visualizzazioni che ho ora. Sono veramente poche. Se vedi i miei video, io... Veramente parlo a un pubblico di... Ok, si era staccata la registrazione. Come stavo dicendo, tra luglio e agosto, tra giugno, luglio e agosto, comunque quest'estate, stavo pensando di chiudere il canale. Perché comunque è un impegno relativo, ma è comunque un impegno. Cioè io mi impegno a testare per bene i prodotti, provarli, pensare a come si stanno comportando, che cosa dire per una recensione. Però i numeri ormai, se non sei una grande YouTuber, sono quelli, sono piccini. Prendo un ombretto nero per fissare la matita. Poi mi sono detta, sempre riguardando i numeri, perché arrendersi? Non per poter crescere sicuramente, ma perché non registrare dei video, non provare dei prodotti, non aiutare, tra virgolette, qualcuno che ha bisogno di una recensione di un prodotto di basso costo, solo perché ormai le visualizzazioni sono poche. Mi sono detta, Kaiser te ne frega, per non dire parolacce. Mi sono autoconvinta, voglio aggiungere un po' di questa terra per il contouring sull'occhio, anche se non lo so, proprio leggero leggero. Mi sono detta, quei video recensioni sono seguiti, ok, da poche persone, ma quelle poche persone possono aver bisogno, tra virgolette, di quelle quattro parole. Sì, mi piace di più, ho aggiunto un'aura un pochettino diversa rispetto all'ombretto. Di quelle quattro parole che tu dici su quel prodotto. Quindi per il momento
questa mia voglia di chiudere il canale rimane accantonata, ma comunque mi frulla spesso e volentieri nel cervello. Tutto è iniziato, faccio un po' di contouring. Tutto è iniziato quando, che era questa primavera, non mi ricordo più, YouTube ha deciso di togliere la partnership ai canali molto piccoli. Faccio anche il contouring al mento perché devo andare in TV. Si era spostata la scrivania. Ok, YouTube ha deciso di togliere la partnership ai piccoli canali perché ovviamente fa poca monetizzazione con un piccolo canale, specialmente un canale piccino come il mio. Sui miei video ci guadagna qualche centesimo. C'è anche un po' qua per fumo il contouring con un kabuki. Quindi quando YouTube ha cambiato un attimino il quadro generale e non mi correggeva più ad esempio l'inquadratura dei video, ma mi lascia ormai le bande nere, avevo deciso che era quasi quasi ora di chiudere baracche e baracchelle. Perché diciamo, l'inquadratura è sempre stata la stessa, ma YouTube mi aiutava a togliere le bande, ora non me lo fa più. Quindi vedete i miei video molto piccini. Metterò questo fard, non so se sì, li sto accecando. Ho finito quel fard storico che usavo dall'inizio del canale. Mi manca quello marroncino rossiccio. Comunque. L'idea, a un certo punto andrò a spegnere praticamente senza preavviso il canale e dietro l'angolo. Quando si sono sposati la Ferragne e Fedez, mi sono un po' lei, io non seguo né lei e né lui perché non sono nel mio genere, mi sono andata a leggere un pochettino la storia di questa ragazza, imprenditrice del web, come si fa chiamare, si qualifica, e ho notato che lei ha aperto il suo blog praticamente nel 2009, quando io poco dopo invece aprì il canale, come diciamo il 99% delle grandi YouTuber italiane ancora in attività. E mi sono domandata, mi vado a fare le sopracciglia, mi sono domandata: che cosa io non ho fatto per far crescere il mio canale che invece le altre hanno fatto? Il più delle volte mi sono soffermata sul fatto che, questa è una matita di puro bio, mi sono soffermata sul fatto che avevano agganciato al loro canale, almeno in modo iniziale, il Facebook, la pagina Facebook, prima privata e poi la fan page, come si chiamano? Sì. Cosa che io ad esempio non ho mai fatto, voglio allungare un pochino qua il mio sopracciglio, perché la politica della privacy di Facebook non mi è mai piaciuta. Io non mi sono mai iscritta a Facebook e probabilmente mai lo farò, anche se ora praticamente sono nei database di Facebook, ma del futuro non c'è certezza. Quando ovviamente aprì il canale, io credo che sia l'unica cosa che non mi ha fatto crescere rispetto alle altre che hanno aperto il canale più o meno nel mio stesso periodo, è stato proprio il fatto che io non ho curato i social esterni, ma mi sono basata solo e semplicemente su quello che mi piaceva fare e sul fatto di avere un po' di visibilità solo su YouTube. Aggiungo un po' di ombretto più scuro sulla punta per enfatizzare l'arco. Ok. Sicuramente poi non mi sono impegnata nella creazione di contenuti un pochettino più di rilievo, come può essere un editing, come può essere ma neanche ad esempio il video presentazione del mio canale, se lo vai a vedere, è un semplice video, il mio primo video in cui
accesi la videocamera perché stavo aspettando il mio fidanzato che dovevamo andare a un compleanno. Ho premuto rec e ho iniziato a registrare. Quindi il video di presentazione di una ragazza di 25 anni, che ho registrato a 25 anni, è rimasto quello. Non l'ho mai voluto modificare, anche se sto pensando di modificarlo leggermente, quindi di farne un altro. Do la colpa a me stessa al fatto che non mi sono impegnata più di tanto a lavorare sui social praticamente. Voglio provare questo prodotto della Essence, che è il Lash Primer. L'avevo comprato forse a luglio e, come avete visto nel video precedente, ora l'ho tirato fuori. C'ha un buon profumo di frutta. È un volumizzante, un primer volumizzante. Quindi va passato zigzag per prendere tutte le ciglia. Non so se metterlo anche sotto. È bianco, ma praticamente quasi subito si asciuga. Vado a piegarmi anche le altre. Ora però non so quante passate di mascara e quali mascara utilizzare. Vabbè, sarà soltanto una pre-prova, poi lo testerò con calma. Con i vari mascara che utilizzo, ora ve li faccio vedere. A volte la sera anche tutte e tre assieme, come ho mostrato in una foto di Instagram. Mi piace lavorare sulle ciglia. Prima non ci badavo molto. Poi a un certo punto della mia vita, non avevo il tempo materiale di truccarmi, però truccavo le ciglia, quindi mettevo il mascara e facevo le sopracciglia, burro di cacao e scappavo via. Che non avevo il tempo materiale, non avevo voglia di svegliarmi presto per poter poi truccarmi con più calma. E quindi a un certo punto, ora devo aspettare che si asciughi un po'. Sì, sono bagnaticcio. E quindi in quella fase storica del mio trucco mi sono resa conto che mi piace invece prendermi cura delle mie ciglia. Sulle labbra vado a mettere, voglio creare un nude look relativamente opaco sulle labbra per rimanere sempre con questo aspetto naturale, trucco naturale, diciamo. Utilizzo questa matita sempre di Puro Bio e la numero 08, un nude rosato. Lo utilizzo come rossetto. In tutto ciò dovrei farmi anche i capelli. Ieri sera ho fatto la doccia in palestra dopo la partita, però non ho lavato i capelli e li ho lavati ieri sera a casa, praticamente era mezzanotte, quando poi sarei dovuta andare a dormire prestissimo perché stamattina alle 6 e un quarto è suonata la sveglia. Quindi li ho usato il prodotto della G-Cube per poterli tenere più lisci possibile, però ovviamente oggi è stato un sacco di umidità, quindi devo passarmi la piastra. Visto che il colore così non mi convince molto, anche perché forse non ho ancora le ciglia, vado ad aggiungere sopra questo prodotto della Essence di una vecchissima collezione, si chiamava Black and White. È praticamente un lip gloss scuro, nero, è un lucidalabbra nero, così, che non rimarrà mai così sulle labbra, ma io avrei tanto voluto un rossetto così. Comunque, lo vado a picchiettare sulle labbra per scurire leggermente questo colore che ho al momento. Questo prodotto lo sto utilizzando per la maggiore in questo modo. E poi lo lavoro leggermente e mi scurisce la matita. Posso decidere quanto scuro questo marroncino color carne voglio farlo diventare e ci lavoro su. Ora sembra abbastanza grigiastro, ma col passare dei minuti, il fatto che lo lavoro con le labbra, prende molto, diventa molto più, diciamo, feeling con le labbra. Non so come spiegarvelo. Sto Kaiser di primer non si asciuga.
Vabbè, non ho tempo da perdere. Vado a mettere il mascara. Prima di tutto utilizzo questo della Rouge Miss Etoile 3D Black Volume, sempre per continuare lavoro volume. Aiuto, c'ho la gola uccisa. Effettivamente, regala effettivamente più volume. Questo mascara ha un buon potere volumizzante, però le vedo un po' più piene. Carino. Io di serie TV ho finito di vedere la seconda stagione delle nuove di X-Files. Oh mio Dio, non so se l'avete vista. Non so se conoscete ovviamente la storia pregressa di Mulder e Scully e del bambino. A parte che hanno cambiato un attimino non so se non vi interessa questa parte di X-Files, se volete prima o poi recuperarvi X-Files, saltate perché sto per fare due spoiler, uno del vecchio e un altro dell'ultima stagione. Visto che voglio ancora più di volume, prima di abbandonarmi, metto anche questo top coat volumizzante della Essence. Comunque, chiudete e passate oltre, ci metterò un paio di minuti praticamente. Allora, non so se vi ricordate nelle stagioni indietro, diciamo quelle classiche di X-Files, Skelly ha avuto un bambino e poi ha perso la possibilità di poter diventare madre, praticamente è rimasta sterile. Il bambino era di Mulder, però l'hanno dato in adozione per motivi, salvare lui, salvare loro due, eccetera. In questa stagione è ritornato il bambino ormai cresciuto, ma l'uomo che fuma si è praticamente preso la maternità del bambino di Skelly. Quindi tecnicamente, visto che l'uomo che fuma è il padre di Mulder, se non erro, tecnicamente quel bimbo è un fratellastro di Mulder. Ma i due non lo sanno. E l'ultima puntata dell'ultima stagione finisce con Skelly che dice a Mulder che sta per diventare papà. Quindi lei ha recuperato la fertilità. Sono così contenta. Io amo quella coppia. È la coppia della mia vita. Così come Bones e Booth. Mio Dio, quanto adoro anche quegli altri due. Allora, stavo riguardando il look. Occhi, mi piace abbastanza. Forse avrei voluto mettere un altro po' di matita, però non voglio andare a scurire l'interno, quindi mi sa che dopo metterò una matita color carne per aprire un pochino più lo sguardo. Come potete notare, il rossetto si è iniziato bene ad amalgamare e le cigliozza sono pesanti, quindi mi piacciono tantissimo. Avevo pensato a mettere oggi pomeriggio, quando pensavo al trucco, a mettere le mezze ciglia per allungare un po' lo sguardo, visto che comunque devo andare in televisione. Però mi sa che non ce n'è proprio bisogno. Belle, mi piacciono. Ok, ho messo a riscaldare la mia piastra un po' vecchiotta in ceramica della Ferrari, GS Ferrari. L'ho messa a 160. Allora, provo a continuare a parlare. Mi allontano un po' così sono un po' più di mobilità. Voglio iniziare a utilizzare questa copia della Tangle Teezer che ho acquistato anche questa quest'estate e che mi ero completamente dimenticata per i motivi sopra citati. Era il caos della mia vita di quest'estate. Ok, scioglie i nodi. Devo provare ovviamente con i capelli bagnati perché è là che, ecco qua, uno me l'ha strappato, l'ho sentito pari pari, però sembra che scioglie bene i nodi. È da provare ovviamente con i capelli bagnati, che sono i capelli che sono più delicati e quindi soffrono di più il pettine, però non male. Proseguiamo con Bones. Ho visto l'ultima stagione che in Italia non è ancora uscita sul torrent,
Top Crime mi sa che all'esclusiva, mi sa di sì. Ora stanno riproponendo forse la settima, qualcosa del genere. Non sa dividere i capelli. Ho visto l'ultima. Allora, l'ultima stagione in generale non mi è dispiaciuta. Lei ormai, vabbè, ha perso quasi del tutto la sua vena. Come dirvi? Sì, è sempre molto razionale rispetto a Booth, però prima lo era molto di più e questo contrasto mi piaceva tantissimo. Questo contrasto praticamente si è andato a affievolire, forse dopo la prima gravidanza. Aia, mi stavo scottando, mi sa che 160 forse è troppo. Comunque, mi devo muovere perché sono già in ritardo, come sempre nella mia vita. L'ultima puntata. Mi sono molto spaventata. Non ve la voglio spoilerare, però mi ha presa un attimo e quindi ci sono rimasta. Molto bella, veramente molto bella. Ho finito di vedere, ovviamente, questo se parla di questa primavera. Ma mi sa che ve l'avevo già detto. The Walking Dead. E mi manca la seconda parte di Fear the Walking Dead, che è ricominciato, però mi sa che in italiano non è ancora stato, non è ancora stato, c'è solo in sottotitoli. Sono a metà stagione di Fear the Walking Dead e, aia, sinceramente, i personaggi veramente non vanno via come il pane, ti affezioni a un personaggio, probabilmente nella puntata successiva lo trovi zombificato, quindi ne, non è che mi faccia molto impazzire. Poi sono una persona che si affeziona molto ai personaggi di un film, di un telefilm. Io sono quella tipico videospettatore che ad esempio adora i sequel. Di recente siamo andati a vedere Mission Impossible e non posso dire di no a Ethan, ad esempio. Mi potrà fare Mission Impossible da qua fino al 3018 con le stampelle oppure sulla sedia a rotelle e io ancora andrò a vedermi Mission Impossible. Non posso dirgli di no. Vi dico solo questo, non so se ve l'avevo già raccontato. Qualche anno fa siamo stati a Praga ed è una delle location del primo Mission Impossible, quindi un po' datato. Io sapevo ovviamente che era stato girato là alcune scene, sapevo anche il fatto che il ponte dove lui corre, il ponte Carlo, eccetera. Quindi quando ho visto il ponte Carlo non mi sono fatta prendere più che altro più di tanto dall'ansia. Ho riconosciuto le scale, ho riconosciuto il sottoponte, ho riconosciuto tante location del film. A un certo punto abbiamo girato un angolo sempre sotto il ponte e non so se ve lo ricordate il film, a un certo punto all'inizio escono da praticamente vanno una gala, una gala, un ballo di gala, ora non mi ricordo precisamente, perché devono recuperare il file con delle informazioni. E poi, finito di recuperare il file, escono dal sottoscala, dalla parte inferiore di questo posto. Comunque, girando, escono praticamente da un aprono un cancello in legno. Mi sa che la foto di questo cancello in legno, io sono appiccicata vicino, è una delle immagini di uno dei video, di alcuni video fa, che ho messo come immagine di copertina. Comunque ho girato l'angolo, ho visto quella, oddio, quel, oddio, quel cancello, ho dato un urlo, mio fidanzato si è spaventato, pensavo chissà che cosa mi stesse succedendo, io semplicemente avevo visto il cancello a cui si è riappoggiato Tom Cruise e ho dato un urlo, letteralmente ho dato un urlo. Matta.
Poco più avanti comunque ci sono altre piccole location che ho riconosciuto. Ogni volta a colpa di aria. Qua si è appoggiato Tom, là si è appoggiato Tom, obiettivo Tom. Sì, più o meno questo qua è il mio livello di esaurimento, che è stato riconfermato quest'inverno. Siamo stati, ammassa voce, siamo stati a Torino, poi siamo andati alla Mole, dove all'interno è stato installato un museo del cinema. E tra tutti i vari reperti che possiedono, la costumista di Gangs of New York, quindi con aspetta un attimo, un pochino di vino, con Leonardo DiCaprio, girato ovviamente qui in Italia alla Cinecittà, ha regalato all'istituto del museo i costumi di scena di Leo, oddio, come si chiamava lei? I don't remember. Vabbè, comunque quando ho visto nella teca il vestito indossato da Leo, l'ha messo Leo, cioè io potrei diventare la peggiore groupie. Non la posso fare. Un'altra volta. Dio, qua il mio fidanzato si è incazzato parecchio. Stavamo discutendo in macchina, lui stava guidando. A un certo punto, incazzata nera della situazione, non lo guardavo praticamente, non lo stavo guardando in faccia mentre parlavamo, ma mi ero girata verso il finestrino, super incazzatissima. E siamo passati avanti a una videoteca, ragazzi, una videoteca, non so se ve la ricordate, dove si prendevano a noleggio i film in cassetta o quando uscirono i DVD. Praticamente avevano oddio, come si chiamano? I cartelloni pubblicitari di un film, Miss e Mrs. Smith, quindi Brad Pitt e Angelina Jolie. Ho dato un Kaiser di urlo. Mio fidanzato ha smandato con la macchina, che voleva uccidere. E avrebbe fatto bene. No, veramente impossibile. In queste situazioni sono impossibile. Forse ho sbagliato piastre, avrei dovuto prendere quella rotante per farmi venire un pochino più di volume. Vabbè. Ormai il gioco il dato è tratto e non si può più tornare indietro. Sono un pochino esagerata. E comunque vi stavo dicendo, tornando a Fear the Walking Dead, non mi puoi far morire personaggi di cui mi sono affezionata. La puntata precedente sono vivi e vegeti, combattono gli zombie, si buttano addosso lo schifo, comunque strappa un po' i capelli. Si buttano addosso il sangue dei morti per passeggiare tra i morti, e la puntata dopo me li uccidi. No, perché io mi affeziono, poi ci rimango male, ho gli incubi di perdere tutto ciò a cui sono affezionata. Non si fa, non si fa. Comunque, dovrebbe iniziare questa settimana, che ora? Oh mio Dio, un capello bianco. Non so se lo riuscite a vedere, c'è un capello bianco. È il mio secondo capello bianco che noto. Un altro sta da queste parti qua. Devo andarmi a fare i capelli. Oh mio Dio, un capello bianco. Comunque, la settimana che inizia, probabilmente quando vedrete questo video sarà già iniziato, partirà The Walking Dead. A che stagione sono arrivati? Boh, ho perso il conto, mi ricordo. Quando l'anno scorso mi hanno ucciso il piccolo di Dick, cioè ci sono rimasta troppo male. Quando ho visto già la scena della settimana precedente, cerchiamo di alzare un po' qua, la scena della settimana precedente in cui era andato dietro a quel ragazzo per poterlo convincere ad entrare nel suo gruppo, e si erano messi a combattere contro quei zombie perché la mamma del ragazzo tipo gli aveva dato questa missione di uccidere gli zombie per liberarli, eccetera. Avevo già notato che c'era qualcosa che non quadrava. Aveva fatto una faccia a Carl che non mi è piaciuta. Quando poi alla puntata dopo hanno fatto vedere il morso, mamma mia, giuro, mi sono messa a piangere come se Carlo lo tenessi davanti, lo volevo abbracciare, lo volevo consolare, sarei voluta rimanere con lui fino alla fine, tenergli la mano finché poi lui non ha deciso di fare il gesto estremo da solo prima di trasformarsi.
Piccolo Carlo, ti ho visto crescere. Ci sono rimasta malissimo. A proposito di Walking Dead dei fratelli Winchester, ma è papà di Winchester, il cattivo di The Walking Dead. Lo sapevo! Avevo una faccia conosciuta. Io poi sono poco fisionomista. A un certo punto, mentre guardavo la prima stagione, ma io a questo me lo ricordo, a questo me lo ricordo. Dove l'ho visto? Dove non l'ho visto? Ho googlato. Porca maledetta, è quello stronzo! Così ho detto. Mannaggia. Sinceramente, forse è meglio in The Walking Dead che qualche anno fa come padre dei fratelli Winchester, come lo dice Federica. Anche se poi seguendo i video di Federica, io fortunatamente poi non ho una memoria, cioè tante cose sì le ascolto, rischio di farmele spoilerare, però se non le vedo nell'immediato poi me le dimentico. Così come mi dimenticai, questa qua è stata comica, ero ancora all'università, a un certo punto il mio professore, forse l'ultimo e poi l'ultimo anno in cui ero iscritta all'università, decise di fare un cineforum su un particolare tipo di film, cioè quello in cui il finale effettivo tu non lo conosci se non ai pochi minuti dalla fine, o comunque c'è il grande risvoltone del film. E ovviamente tra i classici c'era i soliti ignoti, se non sbaglio, uno. Non mi ricordo, ce n'era uno cinese, ma non mi ricordo il titolo. The Village. Una pura formalità che portai io. E ovviamente facendo il sesto canto, è una pizzeria qua vicino. Il sesto senso. Fa Valerio, ma il mio fidanzato, ma tu lo conosci, l'abbiamo visto. Dice, ma io non me lo ricordo questo film. Ma come l'abbiamo visto, l'abbiamo visto. E di che parla? No, c'è lo psicologo, c'è il bambino. E io continuavo a dire, ma io questo film non me lo ricordo. Poi a un certo punto ho fatto, beh, probabilmente l'abbiamo visto, ma ormai l'avrò rimosso. Tac, mi fa lo spoilerone di Sesto Senso. E così, non l'avevo visto. Non l'avevo visto. Mi sono rovinata il film. Un caso disperato. Comunque questi capelli quando li piastro il giorno dopo non escono mai come mi piacciono, specialmente la parte iniziale. Comunque devo andarli a tagliare per il taglio post-estate che ormai è qua sotto. Sì, sono andata poco a mare, però comunque si sono rovinati. Sai che dopo faccio un po' di cotonatura dietro. Ok, mi avete fatto compagnia veramente per tutto il tempo. E invece come voi, com'è andata l'estate? Spero che siate riusciti ad andare in vacanza. E spero che vi siate divertite. Se per esempio è stato il vostro ultimo anno di scuola e quindi è stata l'estate più lunga e più bella della vostra vita prima di iniziare nuove avventure, spero che sia andata bene. Io ricordo l'estate dopo il diploma è stata relativamente bella e relativamente pesante perché quell'anno decisi che volevo lavoricchiare un pochino, quindi praticamente l'estate in cui mi sarei dovuta divertire, fare tardi tutte le sere perché poi l'anno dopo sarebbe iniziato lo studio matto e disperato estivo degli studenti universitari. Nel mese di luglio di quell'estate precedente non fu così. Ok, credo che sia andata. Voglio un attimo pettinare, poi andare a testa in giù e vedere com'è il risultato finale. Di solito faccio sempre così perché mi piacciono i capelli lisci da piastra, ma avendo poco volume mi sbatte, cioè mi fa sempre questa. Tipo cagnolino, tipo cocker. E poi mi si fa questo. Vabbè, sorvoliamo. Pettino a testa in giù, vediamo che cosa ne esce. Volume. Pure ieri sera ho messo lo spray volumizzante prima di asciugare. L'umidità non fa per niente bene ai capelli.
Boh, non mi convince, però ormai. Comunque questa spazzola un pochettino li tira, sto perdendo capelli. Troppi capelli. Mi sa che ho fatto cagata ad acquistare questa spazzola. Comunque, non so cosa pensare. Re, se giro leggermente, mi apro un po' lo sguardo, forse sì. Proviamo. Mi apro un po' lo sguardo, mi fa vedere un pochino più il viso. Però non mi dura tantissimo di solito questa piega. Anche se ci metto la lacca, di solito fa soltanto una piccola onda e poi muore così. Vabbè, va bene, va bene, va bene. Ok, diciamo che chiudo qua prima che perda tutti i capelli, quindi chiudiamo la piastra. Voglio fare un pochino di cotonatura. Vediamo un attimo se ci riesco con quella spazzola. Ok, non a questi, ma a questi qua dietro. Di solito preferisco sempre fare la cotonatura alla ciocca alle spalle di quelle che poi va a chiudere, così non si vede la cotonatura. Questo trucchetto me l'ha insegnato la mia amica parrucchiera, dalla quale vado sempre a fare i colpi di sole. È una ragazza che conosco da 31 anni, l'ho vista nascere. Alla stessa età di mia sorella, eravamo vicine di casa e quindi praticamente si sì, è andata insieme a mia sorella e quindi l'ho vista nascere, anche se avevo solo 3 anni, chi se ne ricorda. Ok, bah, spero che regga un pochino, ma nutro poche speranze. Ok, aggiungiamo la matita chiara all'interno dell'occhio. Questa è molto, molto blanda, praticamente molto simile al mio colore della rima, però leggermente la rende opaca, di non lucida da rima interna. A mia mi fa avanti e dietro, va bene. Ok, grazie per avermi fatto compagnia, non so quanto sia potuto venire lungo questo video, io ora mi metto la tuta, la maglia di rappresentanza, le scarpette da ginnastica. E anche poi gli orecchini scuri. Sì, ho deciso di mettermi gli orecchini scuri. Sono fondamentalmente fashion. Sto scherzando. Ok, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Mi mando un grosso bacio e ciao ragazze e ciao ragazzi in gamba.